guardate che meraviglia! Oh Leo, grazie! Sono sceso giù! Dopo aver registrato l'ultimo episodio, ancora ero in... mi è venuto l'accento genovese. Dopo ero ancora in pausa. E mi sono... stavo giusto... ero stanchissimo. Ho iniziato a mettere a posto la roba e... Ciao carino! Oh, che bello! Come ti chiamo? Comportamento... Ah, non gli posso cambiare il nome? Ah, chi se ne frega! Ah, ciao bellissimo! Oh, quanto mi mancava! Beh, dammi quanti punti vita. Ah, ciao carino. Abbiamo un altro cucciolo. Un maschio, poi devo trovare una femmina. Ok, iniziamo a sistemare. Iniziamo a sistemare le cose. Dopodiché iniziamo a pensare a che cosa fare oggi. Ok, ho trovato un paio di cose. La prima è un Oviraptor di livello solo 30, fantastico. Ma dai! Oh, che scatole! Ok, tentativo numero 2. Ne ho trovato uno che è dal lato sbagliato, che ho messo fuori dal lato sbagliato, però di livello più alto. Sì, vabbè, se però me le tiri anche fuori le frecce, grazie. Ok, preso. Mancato. Sì, decisamente usare le bolas. Oh, però l'ho preso. Ah, meno male. Tre sono state sufficienti. Allora, gli Oviraptor mangiano uova. Quindi buttateci le uova grandi, le uova migliori sono quelle di Giganotosauro, seguite da quelle di Quetzal, quelle di Rex e Spinosauro, e generalmente anche le uova di Diplo e simili vanno bene, conta la taglia. Delle uova, per esempio questo uovo di anchilosauro non gli darà niente, ma per uova più piccole come quelle di dodo, che ovviamente sono le peggiori in assoluto per domarne uno, non ci sono altre uova. Uova di bronto di Yuti? Vabbè, tanto ne ho nel frigo. Hanno la... che ti... hanno bisogno di centinaia di uova, però solitamente uova di Giganotosauro, per quanto siano difficili da ottenere, ne bastano una o al massimo due. E il motivo per cui ero tanto felice di aver preso quel... sì, questi sono più che sufficienti. Di aver preso quello lì che era di livello 30, era perché ha bisogno di meno uova. Perché la loro abilità non è influenzata dal fatto di avere o meno uova addosso. No, che cavolo dico? Non è influenzata dal livello. La loro abilità è che camminano in giro. Se li lasci su vagabondaggio, aumentano la probabilità che le creature entro un certo raggio d'azione facciano uova. Quindi aumenta notevolmente la produzione di uova. Ed è il motivo per cui, oh, grazie, in questa zona
che è dove metterò la maggior parte delle creature a fare uova. E farò anche il breeding in questa zona qua e simili. Mi dedicherò a far fare, cioè prenderò una zona, poi la organizzo meglio, dove si potranno muovere liberamente uno o due oviraptor, per ora uno solo ovviamente, e faranno un sacchissimo di uova. Ok. C'è solo da aspettare. Tra l'altro anche i colori dell'evento dell'evento coso della festa del ringraziamento. Il che non è male. L'unica pecca è che non riesco a fare ho troppo poco tempo, non riesco a fare un video direttamente sull'evento. Il fatto è che non mi ero reso conto che tu avessi questi colori te. Il fatto è che la stanza dove sto registrando sta subendo notevoli lavori di ristrutturazione e di spostamento mobili, quindi diciamo che sono un po' impedito. Per questo anche l'episodio scorso lo avete visto dopo quasi una settimana. Quindi probabilmente ve lo avrò anche scritto, lo avrete già letto nella descrizione di quel video. Oh, ha mangiato? Eh sì, avrà bisogno di un po' di... un po' di, come si dice, però così dovresti essere sufficiente. Era un uovo un 11%, quindi sì, gliene dovrò mettere delle altre, quindi non lo posso semplicemente dimenticare qua. Che sfortuna. Ok, a dopo. Eccolo qua. Bello minaccioso, con la faccia tanto minacciosa e tutto il resto. Perfetto. Assolutamente perfetto. Allora, ti metto in passivo, ovviamente. Comportamento. Abilità vagabondaggio. Dovrebbe spuntare sopra i dinosauri l'icona di un uovo. Ah, ecco, infatti, ora è spuntata. Vedete? Qua si vede chiaramente. Ok. Vuol dire che adesso inizieranno a fare più uova. Bene, lo lascio lì che giri, tanto non ho molto altro da fare per ora. E la prossima creatura che andrò a cercare sarà una molto utile per fare una delle prime caverne. Perché adesso sì, intendo andare a fare una caverna. Vedrete quale. Ok, ci siamo. Siamo arrivati dove volevo andare. Ho anche fatto il fucilazzo nuovo. E stiamo cercando questi. O meglio, un simile di alto livello. C'è un 180 nei paraggi. Però non penso che sia uno di quelli. Allora, perché voglio un megaterio per andare nella caverna della Broodmother? Perché i megateri hanno il meraviglioso superpotere che quando mangiano insetti, quindi qualsiasi, praticamente qualsiasi cosa che dia chitina, i ragni, le artropleure, gli scorpioni, qualsiasi cosa. Eriti al 180, vero? Sì. Ciao. Ottengono un potentissimo bonus al danno, ma davvero esagerato. E visto che io me ne sto per andare nella caverna della Broodmother, voglio decisamente avere la possibilità di avere un buff sostanzioso al mio attacco. Quindi sì, mi metterò a cercare un megaterio di alto livello, ovviamente. Vediamo un po' se però... Sì, ok, meno male. Per un secondo mi veniva il dubbio. Ok, tu sei... no, tipo un altro 24. Il fatto è che questa zona è
decisamente pericolosa per via dell'enorme quantità di gran bruttissime bestie che ci si trovano. C'è un 180, per caso potreste essere... Sì, quell'iconcina lì vicino. Quando hai un light pet acceso, no, 24, ti dice quando c'è una creatura di livello massimo o superiore, nel caso di viverne simili nei paraggi. Quindi no, nessuno di... Non ti dice di preciso dov'è, ma a sapere che c'è almeno ti aiuta a restringere il campo di ricerca. Ah, sono senza stamina. Piccola pausa stamina. Probabilmente qualcosa là in fondo. 18, 30, 120, 24. Sì, è decisamente qualcosa di là in fondo. Vediamo un po' se avvicinandomi si vede qualcosa di più. 24. Ah sì, cioè forse quell'Argentavis di nuovo. Però, per quanto siano interessanti e utili gli Argentavis di livello 180 da cercare, non è quello che sto cercando al momento. Io sto cercando dei Megateri. Non si trovano solo qui. Si trovano anche nella zona ghiacciata, se ben ricordo, ma... Insomma, qua si vedono bene. E ce ne sono un bel po'. Ed è relativamente vicino. Perché poi me lo devo portare in volo fino a casa. Uno di quegli affari lì è riuscito a mordermi. Allora, no, mammut, mammut, megalocero, il mega sbaglio. Ci sono un sacco di creature che si chiamano mega. Mammut, 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 mega. Terio. Che... Qua non ci sono 180 nei paraggi, ma potrebbe essere un 174. Ok. Ok, abbiamo trovato il nostro megaterio maschio. Sono in dirittura. Continuo dritto così, me ne vado a casa. Ottimo! Ottimo, ottimo, ottimo. Ora devo solo fare le... Ah no, non devo fare le crocchette perché vogliono le crocchette superiori. Ce le ho già pronte. Devo solo fargli la sella e andare a iniziare a fare un giretto di test per farlo livellare un po'. Sarà molto interessante. Tra l'altro, questi affari qui sono difficilissimi, fa è difficilissimo farci le mutazioni sopra. Non perché siano particolarmente di difficili da so di per sé, ma perché hanno solo due zone di colore, il corpo e il muso e gli artigli. Qui la pelle e il pelo. Quindi non trovi mai dei gran bei colori. Cioè, ci vuole fortuna per averlo bicolore. Quindi non sono tutto sto arlecchino di dinosauro, di creatura. Però sono terribilmente utili. Vedrete che razza di danno che fanno. Ok, torniamo alla base e buttiamolo KO. Casa dolce, casa. Rallenta e... troppo. Dentro, fantastico. Assolutamente fantastico. Perfetto. Ciao, bello. Ti chiamerò Batuffolo. È così tanto facile fare così. Quasi troppo. Stai già scappando? Ah, no. Devo fare attenzione perché fa male. Eh sì, vabbè, però magari
magari colpire aiuterebbe. Aio! Ha fatto solo 10 danni, ma perché è una mega armatura. È perfetto per raccogliere tonnellate di chitina questo affare qui. È spettacolare. È una delle migliori creature da farming, solo per il fatto che raccoglie tonnellate di chitina, se non hai la possibilità di ottenere grandi quantità di pasta cementizia dalle acatine, o come faccio io, visto che sul server non c'è praticamente nessuno, e nessuno le prende, dal dighe dei castori. Hai paura? Vai a nanna. Vai a nanna che ti devo dare da mangiare. Ah, forse avrei dovuto investire nei... in fargli d'aria tranquillizzante. Ok, eccoti qua. Ciao bello. Allora, se non sbaglio ne vuole una dozzina. Tanto ne è una tonnellata, ne posso anche mettere un paio di più. Capisco, faccio anche la sella, tanto ce ne vuole prima che si svegli. Quindi, ho una progetto per sella. Vediamo un po'. Allora, mega... ho il megalania e un sacco di roba per megalodonte, te li devo rifare, maledizione, ma non ho megaterio. Ok, ah sì, un altro regalo di Leo. Davvero Leo, ti stai dando fin troppo da fare, anche se sono dei colori assolutamente fantastici e dai livelli stupidamente alti, probabilmente erano anche livello massimo. Ok, la... farò un esercito di Tech Raptor prossimamente. Ma prima dicevamo qui. No, aspetta, devo imparare. Allora, vediamo un po'. Mega. Allora, megalocero. Megaterio. Ecco qua, cos'è che vuole? Pasta cementizia, pelle, fibra e metallo. Allora, la pasta cementizia e la pelle non dovrebbero essere troppo un problema. La fibra ce l'ho qua, ma un po'. Ok, no, l'unica cosa che mi manca è proprio la fibra. Approfitto anche per mettere via quella che si sta scaricando. Ok, fibra. Sì, perché poi mi servono un bel po' di queste uova qua. Ciao! Vieni qui piccino. Lo so, sono facile alla distrazione, mi distraggo facilmente, sono un bimbo speciale. Ma che cosa bella che questo punticino è abbastanza distante da tutte le strutture, da... Ma quante anche ne voleva... Tanta! Vabbè, non è un problema. Perché sto facendo così che ho un terenzinosauro? Che me ne raccoglie di più e più in fretta. Ah, chi se ne frega. E la miseria quante uova. Vale la pena di spostare qui la cucina fra un po'. Solo per non dovermi trasportare tutte quelle uova in giro. Allora, vediamo un po'. No, aspetta, le uova mi servono. Tirannosauro. Megaterio. Tadan. Vieni qui. Vieni qui. E adesso aspettiamo la nostra sella. A proposito di sella. Oh, cosa che mi manca? Pochissima pelle. Devo facevo una sella anche per il mio T-Rex. Cos'è che sto facendo? Ah sì, devo mettere te a posto. Perfetto. Ehi, imbecillardo che sei altro, ti sei dimenticato le crocchette. Ecco perché stavi andando dal frigo all'inizio. Non solo per mettere a posto quelle importantissime uova.
Fare un recintino per l'ovirato perché se ne sta andando un po' troppo in giro. Dicevo 12 uova, cioè 12 crocchette, ta 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 ta, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ne butto 13 giusto per sicurezza. E via! E tu, bello mio! Diventi amico mio. Mangi già? Non ancora. Vabbè, tanto è lì, non è un problema. Ci rivediamo non appena è su. Eccolo qua. Ciao. Allora, opzioni, cambia nome. Ho detto che ti chiamavo Batufolo. Perché? Perché sei un batuffolone di pelo giganterrimo. Sono entrato letteralmente giusto in tempo perché va a cena. Ok, te ti metto comunque sul passivo. E direi che siamo pronti per andare a fare un po' di livellaggio. Bello, bello, bello. Sì, con te. Allora, vediamo un po' dove posso trovare degli insetti. Così da farvi vedere un po' il buff prima di... Allora, vediamo un po'. Un posto con tanti insetti. Qui. Oh, c'è anche un drop rosso. Ok. Qua è pieno di scorpioni e simili. Non dovrebbe essere troppo difficile trovare qualcosa. Oh, peccato che abbiano solo dei livelli da schifo. Allora, vediamo un po'. Ah, c'è un 180 nei paraggi. Poi devo assolutamente... No, poi devo assolutamente mettermi a... Ah, trovati! A domare un paio di kentrosauri. Ok. Allora, questo è il danno normale con l'attacco principale. Perché poi ha anche questo attacco che fa più danno. Ecco, adesso ha mangiato lo scorpione. Allora, questo attacco è più veloce ed è R2. Questo è più lento ed è L2. Cioè, avete visto che differenza di danno? Praticamente raddoppiato. Vieni qui! Oh la miseria! Ok, gente che si suicida contro i kentrosauri. Guardate che danno che fa! Ah sì, raccoglie anche bacche. È fantastico questo affare qua. Raccoglie bacche, raccoglie paglie, legna, raccoglie fibra. La fibra non me la ricordavo. Ok. Questo affare è assolutamente meraviglioso. E la... Oh, la miseria quanti livelli che ha preso. Ti porto a 10.000 punti. E guardate quanta chitina. E ha mangiato solo un... come si dice? Uno scorpione. Cosa assolutamente meravigliosa, la pelle me la tengo. Ah, che bello riavere di nuovo un piuma lucente. Aspetta. Tu hai niente di interessante. Giusto la carne marcia per fare altri. Scusate, altri narcotici. Che non sono mai abbastanza.
Tra l'altro quel buff dura anche un bel po', perché sta andando via giusto adesso. Insomma, non c'è un motivo per cui questi bestioni sono utilizzati per dare la... per fare il boss della Regina Ragno. Perché la Regina Ragno evoca molteplici... fammi passare. Evoca molteplici ragnetti mentre la combatti. Quindi appena ne ammazzi uno, il tuo Megaterio improvvisamente subisce una notevole riduzione del danno anche. Perché non fa solo davvero tanto più male, ma... c'è un 180 qua nei paraggi. Oh, c'è un mammut livello 174. Probabilmente è questo. No. È sempre un problema trovare i 180 con... Rosso con anello! E... oh! I dinosauri non prendono danno da caduta, quindi... smontare all'ultimo secondo aiuta notevolmente. Non è che per caso sei te il 180? No. Però c'è un 180 qui nei paraggi. Tutta roba da schifo. Aio. Oh, quanta luce. Vabbè, c'è un 180 da qualche parte che non mi interessa. Non avete idea di quanta roba bella si può fare con quest'affare qui. Vediamo un po' se trovo qualcos'altro da... un Moss Chops, livello 18, perfetto. Tra l'altro ha anche un sacco di stamina. No, vieni qua. E attacca durante l'animazione di corsa, è fantastico. E ha già preso altri livelli. La miseria, ma quanto sale velocemente? Che affare bellissimo. Assolutamente meraviglioso. Sì, però magari se torniamo alla ricerca di altri insetti viene meglio. C'è un posto che è pieno. Però è abbastanza pericoloso. Vabbè, andiamo. Ok, eccoci arrivati. Nella zona molto pericolosa di cui vi stavo parlando. Allora, posso atterrare qui un attimo. A proposito, l'araneo no, ma uno di voi me lo devo portare via. Però prima, a sto punto, conviene stare a esplorare e vedere dove ne posso trovare uno buono. Allora, atterro un secondo qua. Tanto l'uovo non lo prendo, però lo controllo. Infatti 60... Oddio! C'è una viverna di livello 66 con dei bellissimi colori. E infatti immaginavo. Ok. Ammetto che è abbastanza un rischio ritirare Smilla così. Ma... almeno si può vedere... Ok, ecco qua, guardate come iniziano ad arrivare. Oh, sì, 120 secondi
di puro massacro. Guardate qua quanto danno che fa! Lì c'è uno scarabeo CC168. Ok, quando esco quello me lo prendo e vi faccio vedere come che si fa. Tu sei a solo 30. Infatti. Guardate quanta ossidiana. Non fosse per la stupida quantità di viverne che c'è qua, sarebbe un ottimo posto dove venire a farmare materiali. È pieno di roba. Guardate qua! E guardate la quantità di chitina! Se non fosse che per fortuna non mi serve... Guardate quanta! E quanto polimero! Ah, è vero, perché le mantidi danno polimero organico. E anche un bel po'. Bisogna fare attenzione perché le altre pleure ti restituiscono il danno che infliggi. Cioè almeno una percentuale. Altri scarabei. Quanti scarabei stercorari? Ah. Piuttosto che portarmeli via, viene meglio... Quelle morte nella lava. Questi qui piuttosto che... Se si ha la possibilità di venire a nascondersi qui sotto senza... che ti vengano a dare fastidio tutte queste bestie. Qua è la possibilità di domarne davvero un bel po'. Però a me interessa domarne uno solo, quel 168 là in fondo. Il fatto è che sono utili perché trasformano la cacca in fertilizzante, ma hanno il piccolo problema che la loro capacità di trasporto è ridicola. Sei te? Sì, perfetto. Comunque sì, avete visto che razza di massacro che ho fatto? Sì, direi che così può andare. Ok, devo aspettare ancora 80 secondi. E tu hai ancora un livellino, ti ci sta. Ok. Vediamo un po' che cos'altro si può sterminare. Ah, c'era un altro scarabeo stercorario. Cioè no, guardate quanta... Questo ammontare di chitina è praticamente stupido. Cioè io potrei farmi un giro qua sotto e ottenere in praticamente un colpo solo tutta la chitina di cui potrei avere mai bisogno in tutta la mia vita. Senza contare che qui si arriva a piedi alla zona delle viverne del fuoco. Ah, c'è anche un 180 nei paraggi. Che sia questo araneo? Forse. Non è... Sì, era lui, perché adesso è morto. Bisogna solo fare attenzione a manovrare vicino alla lava. Ma adesso direi che... Posso dargli l'ultimo punto per superare i 10.000 punti vita. E... Mio Dio. Quella era una mantide. Mi ha dato 12.000 unità di chitina. E non ho il mio rateo di drop dei materiali. E soltanto, e dico soltanto... per due. Cioè, non è un rateo chissà
quanto stupido. Oh mamma. Ah cavolo. Sì. Te sei forte. 174. Poi ne voglio catturare uno o due. Sono tra le mie creature preferite. Ok. Direi che è giunto il momento di tornare a casa. Oh, ma prima c'è una cosa che vi voglio far vedere. Gli puoi dire di sedersi! E resta seduto. È fantastico. I Megateri sono decisamente una di quelle creature che mi pento di non aver preso prima. Davvero? Questo affare qui è un... è un dedicuro e hai una quanti... e hai tutta la... Oh, wow, quanta roba che è rispuntata. Oh, mamma! Sì, l'ho preso! Perfetto. Ah, sì, le... come si dice... Gli alberi bruciati che trovi lì sotto ti danno direttamente carbone. Il compenso sto un pelo congelando. Ah, come al solito ho fatto alterna hood invece che... Ah, infatti. Guardate che bellino quell'affare lì. Per domarlo bisogna dargli da mangiare cacca. Bisogna darglielo a mano. Quindi... è una doma passiva, ma è facile. E ovviamente più la cacca è grande, meglio è. La cacca grande è appunto la migliore. La peggiore è quella umana. Non mangia quando viene domato la cacca titanica del titanosauro, lo scarabeo stercorario. Però gliela puoi mettere nell'inventario se ha lo spazio per averla, ed è tanto. E la trasforma in una quantità assolutamente stupida di... come si dice? Maledetto punto di memoria. Una quantità assolutamente stupida di... fertilizzante. Davvero tantissimo. Ok, torniamo a casa. Ma dove te la stai scappando, te? Comunque, ti metti la cacca nell'ultimo inventario, come al solito... E voilà, oh la miseria. Sì, è decisamente meglio domarli là, però hai bisogno di tanta cacca. Queste qui che pesano 4 kg l'una. Ok, te ne do un'altra e poi torno di lì e provo... Anzi, aspetta. Prendiamone anche un altro paio di queste qua. Di riserva, non si sa mai. Pensate che un tempo questi affari erano aggressivi, quindi ti attaccavano se ti avvicinavi troppo. Ecco, bravo. Vai più verso di là. Ecco, perfetto, torna indietro. Ah, l'unica cosa è che è lenta. E che hanno sono la creatura con meno capacità di trasporto in assoluto, apposta per bilanciare il fatto che ti trasformano la cacca in fertilizzante e petrolio, tra le altre cose. Sono incredibili. L'unica cosa è che devi lasciare in vagabondaggio. Su, su. Mangia. Mangia. Ah. Oh. Devo fare un recinto anche per l'oviraptor. Oppure l'oviraptor me lo lascio che vaghi al piano di sotto della mia casa e le creature da uova ce le lascio attorno. Non è male come cosa. Per niente, anche perché la maggioranza delle creature saranno relativamente piccole e ci staranno lì attorno. Non penso che userò gli spinosauri per fare le uova
se trovo qualcosa di più piccolo per le uova superiori, dai, che almeno la seconda papa la voglio fare in video prima di fare il resto prima di fare il resto offline, cioè off camera. Dai. Come tutte le dome passive, la prima pappa ci mette molto più tempo del previsto. Tipo il doppio. È assurdo. E almeno si può vedere bene il modello. L'unica cosa che mi inquieta di questo affare qua sono le tipo mani che ha davanti. Il paio anteriore d'arti sembrano delle mani quasi, sì, ma magari se non ti nascondi qua in mezzo, grazie. Perché non collabora mai niente in questo maledetto gioco? Maledetto per modo di dire, io lo adoro, ma ah, è anche mezzogiorno. Dai, che ci stai. Hai mangiato più di mezz'ora fa, non hai ancora fame? Comunque sì, è una doma passiva e oh, perfetto. 29%, ok, vediamo un po' se ne trovo delle altre. E ci. No. Sì, perfetto, un'altra cacca. Voi avete altre cacche per me? Tu no, tu no, tu no. Voi neanche. Ma avete un ovetto, ok. Voi le fate medie. Oh, maledizione! Mancata per un pelo. Ah! Una seconda cacca. Ok, decisamente meglio. Dove è finito? Yuhu, ehi. Oh, la miseria. L'avete visto quanto si muove lento? Non può essere andato lontano. Dov'è finito? Ah sì, ho provato a volare. Ah, eccoti qua. Ah, ecco, vedi, adesso le mangi più in fretta, eh? Maledetto. No, va qua. Ok, il resto vi. Oh, la miseria quanto le mangia in fretta. Ok, devo muovermi. Ci vediamo tra poco. Ok, fatto. No, sì. Fermo. Ok. Passivo, ovviamente. Ho anche 7, ma pazienza. E tu hai solo addirittura 8 di peso. È tanto per uno scarabeo stercorario. Adesso se lo lascio in vagabondaggio, mi trasforma. Ah, più di così non ne può tenere. Perfetto. Lo devo lasciare in vagabondaggio e mi. Ah no, aspetta. Ecco. Lo puoi trasportare se non hai altri dinosauri che stai trasportando. Guardate anche quanto è grosso questo affare. Non è mica piccolino? Forse lo dovrei tenere per un po' di tempo dentro una cryopod, così guadagna un po' di livelli. Perché i dinosauri guadagnano livelli extra se sono dentro una cryopod. Beh, comunque l'idea è che lo metti in comportamento, in abilità vagabondaggio. E voilà! Si trasformerà tutto in. Si è messo in vagabondaggio, vero? Sì, perfetto. Col tempo trasformerà quella cacca in fertilizzante, il che sarà davvero una grandissima cosa. Anche perché qui ho al che altre fonti di fertilizzante. Ok!
Allora, abbiamo preso un Megaterio, abbiamo un Oviraptor e abbiamo uno Scarabeo Sorcorario. Direi che è stata un'avventurina non da poco. No, dai, direi che è stata fruttuosa. Ok, dai, siamo pronti per proseguire nei prossimi episodi. Anche perché potrebbe esserci relativamente presto un Quetzal nel mio futuro, e la cosa non mi dispiacerebbe affatto. Detto questo, io vi saluto. Sapete bene la tiritera: like, subscribe, o Facebook, Patreon, Discord. Sapete tutto, ed è tutto in descrizione, o sarà in descrizione. E ciao!